L'isola di Cuba e altre 1600 isole formano l'arcipelago cubano. Localizzata nel Mar Caraibico occidentale, Cuba, per la sua posizione geografica, si chiamò la chiave del Nuovo Mondo e il bastione delle Indie. Per la sua forma larga e stretta la si compara ad un caimano. Dice il poeta Nicolás Guillén, una grande lucertola verde, con occhi di pietra e acqua. C'è tanto da fare per portare un certo benessere alla popolazione, ce la faranno? Io spero di sì. Prima del viaggio mi sono molto documentato su Cuba, ponendomi tante domande e sperando di avere tante risposte. La Habana fu fondata nel 1519 ed è la città dove le storiche tracce coloniali sono state più preservate. Come ha detto l'architetto americano André Duany, La Habana ha per l'America lo stesso potere che Roma ha per l'Europa. Una città con tutti gli stili e nessuno stile e come disse Alejo Carpentier, scrittore e giornalista cubano, uno stile senza stile che attraverso una simbiosi, un processo di mescolanza, diventa infine un barocco lui stesso. La Habana è una vivace capitale che merita di essere visitata per le splendide architetture e le numerose occasioni di divertimento. Molte sue attrattive sono concentrate in tre quartieri, la Habana Vieja, Centro Habana e Vedado. Iniziamo la visita della città dal quartiere Vedado, il cui nome deriva dal fatto che nella zona nel 500, per poter avvistare pirati in avvicinamento, era vietata la costruzione di case e strade. L'immensa Plaza de la Revolución, scenografia delle grandi manifestazioni popolari, è il centro politico della capitale e di tutta Cuba. Il monumento più significativo è quello dedicato a José Martí, una torre di 109 metri. Un edificio la sagoma in bronzo di Camilo Cienfuegos, coraggioso comandante che ebbe un ruolo di primo piano nella lotta armata. La facciata del Ministero dell'Interiore è occupata dalla sagoma sempre in bronzo di Ernesto Che Guevara. Qui si trovano le famose auto d'epoca ad uso turistico. Lo spettacolo offerto da queste colorate auto è veramente eccezionale, la presenza di Buick, Pontiac, Ford, Chevrolet eccetera. Ci fa quasi assistere a tutta o quasi tutta la produzione di auto made in USA degli anni 50. Non mancano i curiosi coccotaxi. Una capatina al centro culturale e commerciale Almas NS San José, un interessante mercato di prodotti artigianali situato nell'ultimo tratto della Avenida del Puerto. Lo storico Eusebio Leal Spengler definì il centro come luogo per godere di un ambiente culturale in cui l'arte, artigianato, il pensiero e le idee colloquiano armoniosamente. Oggi i vecchi magazzini sono il più grande mercato di artigianato a La Habana, con oltre 300 bancarelle. Al di fuori sono parcheggiate locomotive in disuso una volta usate per il trasporto della canna da zucchero. La Habana Vieja, La Habana Vecchia, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1982, è il centro storico della città della Habana e si sviluppa partendo dal porto e dal centro ufficiale, la Plaza de Armas, Piazza d'Armi. Andiamo sulla punta rocciosa all'ingresso della Baia della Habana dove sorge il Castillo de los Tres Reyes del Morro. Fortezza del 1589 su progetto dell'italiano Giovanni Bautista, aveva la funzione di avvistare i nemici, prima di tutti i pirati. Dalla fortezza si gode una splendida vista della città. Al castello si accede attraverso una galleria, dove alcune targhe ricordano il punto in cui gli inglesi aprirono una breccia che nel 1762 consentì loro di conquistare la città dopo 40 giorni di assedio.
siamo accolti da un gruppo musicale e Bianca viene coinvolta in un ballo caraibico. Nel negozio di souvenir acquistiamo un sigaro Cuiba nella sua particolare confezione. Ancora auto caratteristiche e poi il seminario de San Carlos e San Ambrosio, costruito dai gesuiti nella prima metà del Settecento. In un tratto infossato lungo il perimetro della facciata alcuni cannoni seminterrati. L'elegante piazza dominata dalla cattedrale, dedicata alla Virgen Maria della Concepción Immaculada e sede dell'Arcidiocesi di San Cristóbal de La Habana, fu costruita nel XVIII secolo ampliando un antico oratorio. Rispetto alla grandiosa facciata definita musica fatta in pietra, con i due grandi campanili asimmetrici, l'interno è abbastanza deludente. Interessanti le vetrate policrome ad arco denominate punto medio. Non possiamo farci mancare la visita alla famosa bodeguita del medio. È la taverna ristorante più famosa di tutta Cuba, infatti Ernest Hemingway, che la frequentava molto spesso, l'ha citata in una delle sue frasi: mai mojito in la bodeguita, mai daiquiri nel Floridita. C'è una tradizione secondo la quale le personalità che vi passano lasciano un segno, un ricordo, un oggetto, o un graffito, e si possono trovare nomi storici come Salvador Allende, Pablo Neruda e naturalmente Ernest Hemingway. Lungo la strada incrociamo un gruppo festante di scolari.
una particolare buca per lettere. Quanti incontri si fanno a L'Avana? Personaggi come fumatrici di sigaro. Un venditore di frutta, un cagnolino dal costume variopinto. Anche strani negozi, monumenti e strani cantonali. Anche in un bar si trova la musica. Plaza de San Francisco, di gusto ispano-andaluso, è dominata dalla basilica del XVIII secolo sul lato sud, con la sua imponente torre. Sulla piazza una bella scultura in bronzo dal titolo La Conversation, realizzata dall'artista francese Etienne, rappresenta la necessità di un dialogo nella società contemporanea. Su un lato della piazza la Fuente de los Leones, scolpita nel 1836 dall'artista italiano Giuseppe Gaggini. Situata al di fuori della chiesa, il Cavaliere di Parigi, una statua dedicata ad un personaggio molto popolare a L'Avana che negli anni 50 intratteneva i passanti su vari argomenti. Era il galiziano José María López Niedín. Percorriamo l'Avenida del Puerto verso Plaza de Armas, dove si sente tutta l'atmosfera dell'età coloniale. Ammiriamo il Palacio de los Capitanes Generales, sede del Museo della Ciudad del Templete, piccolo ed austero edificio con l'aspetto di un antico tempio che sorge nel luogo dove, secondo la leggenda, venne fondata la città di San Cristóbal de La Habana. La Giraldilla, la banderuola segnavento seicentesca, ispirata alla Giralda di Siviglia, issata sulla torre di vedetta del seicentesco castiglio della Real Fuerza. Ci facciamo finalmente una foto. Una visita doverosa al Memorial Granma, che si trova alle spalle del Museo della Rivoluzione, dove è conservato lo yacht che riportò Fidel, il Che ed altri rivoluzionari a Cuba dall'esilio in Messico. Ci sono anche mezzi civili adattati ingegnosamente dai guerriglieri, tra cui un furgone di spedizioni crivellato di colpi oltre che ad aerei ed armamenti vari dei tempi della rivoluzione. Il Paseo de Martí, precedentemente conosciuto come Paseo del Prado, è una grande strada, situata in centro che ha una storia di oltre 200 anni e che rimase, per lungo tempo, la strada più importante e bella dell'Avana. Edifici notevoli sono, il Gran Teatro, il Capitolio, l'Hotel Inglaterra. Torniamo in albergo per la cena e dopo di corsa al leggendario, Buena Vista Social Club, il tempio della musica cubana nata dalla fusione delle melodie spagnole e i ritmi africani.